Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città. Buon lunedì 2 novembre, comincia un'altra settimana, comincia l'insegna della pioggia e della foschia. Lo vedete alle mie spalle dalla telecamera sulle porte palatine. Tra poco andremo a vedere qual è la situazione prevista per oggi, per quanto riguarda il tempo. Cominciamo però con la viabilità, lo facciamo come al sempre con Walter Gerbi dalla centrale dei Vigili Urbani. Le notizie di oggi, in collegamento con la centrale operativa del Comando di Polizia Municipale di Torino. Buon lunedì 2 novembre. Le notizie di oggi. Affluenza di visitatori in aumento presso i cimiteri cittadini nella ricorrenza dei defunti. Alle 15.30 presso la Grande Croce del Cimitero Monumentale, Santa Messa presieduta dal Cardinale di Torino. Apertura del Sacrario del Martinetto sino al 4 novembre. Alle 11.30 in corso 4 novembre presso la lapide commemorativa ricordo dei caduti di Nassiria. Presidio dipendenti Tecfur Nomayer di Avigliana dalle 9.30 fronte Unione Industriale di Iovera 21. Chiusura sotto passo del Lingotto dalle 23 alle 6 per lavori di manutenzione. Sino a mercoledì 11 novembre Luna Park autunnale presso il Parco della Pellerina. Divieto di transito in via Pizzorno tra via Filadelfia e via Reduzzi, in strada delle Vallette tra Corso Ferrara e via Villa Cristina e in via Le Chiuse tra via Galvani e via Casalis per lavori edili. Dalle 8.30 alle 17.30 lavori in strada delle Francese tra i civici 121 e 157. Per lavori AES, modifiche viabilità in via Cesana, Chisone, Farina, Moretta, Spallanzani, Vigone. Divieto di transito dalle 9 alle 17 in via Musinè tra via Ceres e via Locana. Per lavori iride, divieto di transito in corso Venezia tra i civici 16 e 24. Semafori in manutenzione infine in Roma Vuozzi, Nizza Argentero Donizetti, Corelli Pergolesi. È tutto, buona giornata, buona settimana, buon viaggio. Grazie Walter, buon inizio settimana anche a te. Noi, come detto, passiamo a vedere la situazione del tempo. Lo facciamo come sempre con i dati di ARPA Piemonte che trovate sulla nostra homepage. Vedete la temperatura rilevata poco fa, 9 gradi circa, la temperatura alle 7 ma anche alle 8 a dire il vero si è mantenuta costante. Ieri abbiamo avuto una temperatura massima intorno ai 12 gradi, quindi si stanno abbassando le temperature in questi giorni. La notizia è che oggi piove, lo vedete dalle nostre webcam, lo vedrete anche più avanti nel corso del giornale. Piove, probabilmente pioverà fino a questa sera, ma c'è qualche speranza che in serata intorno alle 19 il cielo si rassereni, perché domani è previsto infatti cielo sereno. La notizia è però che questa notte tornerà il freddo, perché raggiungeremo temperature minime intorno ai 2-3 gradi, quindi decisamente una nottata fredda questa notte. Passiamo a vedere gli appuntamenti istituzionali previsti per quest'oggi. Come detto, sono molte le commemorazioni, l'avete sentito anche da Walter Gerbi questa mattina. Si comincia tra poco al Cimitero Monumentale, dove il vice sindaco parteciperà alla messa in commemorazione dei defunti. In questa occasione la consulta delle elette del Piemonte distribuirà delle rose bianche in ricordo delle donne vittime di violenza. Diceva poi anche Walter, alle 11.30 in corso 4 novembre ci sarà la commemorazione al monumento dei caduti di Nassiria, alle 15.30 la messa ancora al cimitero monumentale alla presenza del sindaco. Alle 10.30 invece questa mattina ci sarà la consueta riunione della giunta comunale, alle 12 all'Accademia Albertina l'assessore Alfieri parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della mostra Nuovi Arrivi e poi più tardi interverrà la presentazione della stagione 2009-2010 del Teatro Baretti. Passiamo alle notizie dal web della città, passiamo invece a Torino Click. Prima di queste notizie, la nostra agenzia quotidiana, vi segnaliamo alcune iniziative. La prima riguarda le celebrazioni del 4 novembre, perché mercoledì, come sapete, è la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, una celebrazione che da mercoledì si manterrà attiva per qualche giorno fino al 10 di novembre. Mercoledì ci sarà il tradizionale alzabandiera in Piazza Castello a partire dalle 10, successivamente nel Sacrario del Tempio della Gran Madre la messa in ricordo dei caduti. La notizia è che molte caserme apriranno i loro cancelli al pubblico, faranno così la caserma Montegrappa, sede della Brigata Taurinense, e anche la caserma Cernaia del Comando Provinciale dei Carabinieri. Domenica poi ci saranno delle caserme a cielo aperto nelle piazze cittadine, in Piazza Castello e in Piazza San Carlo. L'altra notizia invece riguarda la rilevazione dei prezzi al consumo, è stata resa nota quella per il mese di ottobre. Abbiamo un incremento leggero dello 0,1% rispetto al mese di settembre di quest'anno, il tasso tendenziale annuo invece è dello 0,5% in più rispetto all'ottobre del 2008. La voce di spesa che sale di più rispetto all'anno scorso è quella dell'istruzione, che è al più 2,1%. Vediamo le notizie dal web della città, lo facciamo andando sulla nostra
Home page, la notizia che vi segnaliamo è quella relativa ai servizi decentrati per il lavoro nelle circoscrizioni che proprio da oggi, in attesa di nuovi accordi tra Comune e Provincia di Torino, sono sospesi i servizi di prenotazione alla chiamata pubblica e di visione delle graduatorie presso i servizi decentrati delle circoscrizioni 5, 7 e 10. Trovate a partire da questa notizia e su Informa Lavoro tutti i dettagli. Andiamo a vedere le webcam del Consorzio 5T in chiusura di giornale. Cominciamo da la Rotonda Maroncelli, dalla zona sud della città, dove complice la pioggia, vedete, abbiamo un po' più di traffico rispetto al solito. Qualche problema sulle telecamere di Piazza Derna, ma la situazione è abbastanza tranquilla. La stessa cosa si può dire di Largo Orbassano. Traffico invece, come vedete, all'uscita e all'entrata dal sottopasso del Lingotto in Corso Agnelli all'angolo con Corso Cosenza. Una situazione più tranquilla a Rondo della Forca e anche nella zona ovest del Martinetto tutto quanto sembra procedere per il meglio. Bene, io vi ringrazio allora per averci seguito, vi ricordo gli aggiornamenti meteo sulla nostra pagina web che vedete alle mie spalle, sui canali Twitter e Facebook della città, grazie a Mario Parena per la messa in onda, a voi una buona giornata.